La Banca Popolare di Vicenza prosegue nella sua attività di servizio al territorio e di erogazione di impieghi per aiutare l'economia delle aree che serve. Anche a Bergamo, recentemente, presso la sede della Confindustria, il direttore generale Samuele Sorato ha firmato un accordo di collaborazione che ha come obiettivo il rafforzamento ed il consolidamento del tessuto produttivo della provincia orobica. Provincia questa caratterizzata da un'impresa molto votata all'esportazione. Bergamo per noi è un territorio veramente importante al quale teniamo molto. È una cultura, non dico molto vicina, ma quasi identica alla cultura vicentina. È cresciuta di oltre il 5% di export anno su anno e da lì ovviamente la nostra particolare attenzione di investire in queste aziende, che sono queste piccole e medie aziende sane che guardano, ovviamente, vista la carenza dei consumi interni domestici, guardano i paesi emergenti. Abbiamo fatto questa convenzione con Confindustria Bergamo, mettiamo a disposizione un plafond iniziale di 30 milioni per esportare in Cina, in India e in Brasile, dove mettiamo delle linee di credito a disposizione delle banche, delle principali banche di quei paesi, affinché possano affidare i loro clienti, che sono poi gli acquirenti dei nostri clienti italiani che esportano, associati a Confindustria Bergamo. Grazie all'accordo le aziende associate potranno trovare una consulenza finanziaria avanzata ed un valido e concreto sostegno nell'attività di internazionalizzazione, ma anche nelle attività di corporate finance, private equity e di sviluppo delle strategie di impresa. Le imprese bergamasche sono molto orientate all'esportazione e devo dire non sono solo orientate, ma sono anche molto internazionalizzate, cioè in questi paesi hanno anche, in particolare in Cina, adesso anche in India, meno in Brasile, però è un paese su cui l'attenzione è crescente. Ci sono molte aziende che si sono anche localizzate, quindi direi un'operazione molto positiva che vediamo come un'ulteriore chance per le aziende bergamasche per aumentare la loro penetrazione su questi mercati.